Sua Eccellenza Monsignor Basilialdo, Vescovo Vicario di Baghdad, della Chiesa Cattolica Caldea. E qui all'Arsenale della Pace io le vorrei chiedere come prima cosa questo. Lei ha subito l'esperienza atroce, drammatica, scioccante del rapimento da parte degli estremisti islamici. Ha dovuto, in seguito alle minacce di morte, vivere per molti anni lontano dal suo paese ed è tornato nel suo paese, l'Iraq, nel pieno dell'offensiva dell'ISIS. Ecco, che cosa ha provato in questo ritorno, in questo momento particolare? Veramente per me è stato un momento molto difficile quando sono stato rapito nel 2006, dopo la conferenza del Papa Benedetto in Germania. Sono stato rapito da un gruppo fanatico musulmano. Però questa era una grande esperienza per me, perché ho visto come è la morte. Mancava alcuni momenti della morte, però dopo questo sono ritornato a Baghdad per dare anche una speranza per gli altri di stare con il nostro popolo che soffre in questo momento, in questi difficili tempi. E siccome io sono del capitale di Baghdad e ho lavorato come sacerdote lì prima del mio rapimento, adesso sono ritornato come vescovo ausiliare lì. Sto soltanto, anche se non faccio nulla, soltanto stare con il popolo per me è un grande incoraggiamento per gli altri. Quanto è difficile in un momento come questo, in anni come questi, per un pastore dire al proprio popolo, invitare il proprio popolo a restare quando tutto intorno inviterebbe invece ad andarsene, a cercare una vita migliore? Perché noi abbiamo un grande patrimonio in questa terra, la Mesopotamia tra due fiumi, Tigri e Eufrate, che è l'attuale l'Iraq. Noi abbiamo tre città antiche ricordate nella Sacra Bibbia, Ur dei Caldei, sud dell'Iraq, Babilonia nel centro vicino a Baghdad, poi Nineve al nord dell'Iraq. La nostra chiesa sin dall'inizio si chiama Chiesa dei Martiri, perché abbiamo dato tanti martiri, prima con l'invasione araba, poi con ottomani, con mongoli. Però noi restiamo ancora lì perché abbiamo tanto, tanto in questa terra, come testimonianza per la fede. Noi siamo discepoli di Gesù Cristo e dobbiamo camminare nello stesso cammino. Noi siamo primo dei musulmani in quella terra in 700 anni, perché l'Islam è venuto nel VII secolo. Noi abbiamo la chiesa del primo secolo lì e noi siamo origini di questo paese, dell'Iraq, come cristiani. E per questo dobbiamo lottare, dobbiamo dare la nostra testimonianza per conservare questo patrimonio. Lei è iracheno ma ha conosciuto molto bene, ci ha vissuto per anni, ha studiato in Occidente. Lei è soddisfatto come iracheno e come cristiano medio orientale dell'atteggiamento dell'Occidente nei confronti di quanto sta succedendo e quanto è successo in questi ultimi anni? Veramente noi aspettavamo tanto dall'Occidente, specialmente dopo l'occupazione dell'ISIS, lo Stato Islamico, nelle nostre villaggi nel nord dell'Iraq, a Nineveh, Mosul. Però non hanno fatto quello che, cioè un grande lavoro, quello che lo aspettavamo con l'intervento dell'Assemblea Internazionale dell'Occidente. Però adesso, fin adesso, mancano tante cose, come l'opportunità di lavoro, servizi sociali, le scuole. La Chiesa ha fatto tanto per i cristiani profughi. Per esempio, anche con l'aiuto della Chiesa Universale, non soltanto la Chiesa locale. Però noi aspettavamo degli altri paesi, specialmente dell'Occidente, dell'Europa, di fare un intervento per salvare la vita di questi nostri cristiani che una notte sono scappati più di 120.000 cristiani quando sono entrati l'ISIS nei loro villaggi. Hanno lasciato tutto, la loro terra, la casa,
Adesso ancora sognano di ritornare alle loro case, quasi da 2 anni. Le statistiche sono incerte, ma insomma si pensa che circa 2/3 dei cristiani dell'Iraq siano scappati dal paese. Lei pensa che ci sia veramente il rischio di vedere estinguersi la comunità cristiana in Iraq e magari in Medio Oriente? Sì, hai ragione, è un grande rischio, perché noi prima del 2003, prima della caduta del regime di Saddam, i cristiani contavano più di 1 milione. Adesso non si trovano neanche 400.000, tutti i cristiani in Iraq. E questa è una grande perdita per il cristianesimo. E noi abbiamo questo rischio che si svuota questo paese, che erano cristiani originali di questo paese, come il sale, come la luce, perché anche nel tempo dei musulmani sempre i cristiani erano educati, avevano una posizione molto alta nel paese e hanno lavorato tanto per il paese.